Ciao a tutti Cuj, ben ritrovati la vostra Andrelink 91 su Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Oggi si va a catturare Luminoct, o Luminoct, non so, l'hanno chiamato con una Y in questo gioco al posto della I. Sinceramente io mi aspettavo dal dire vero Illuminot come la versione inglese, però ci hanno rifilato Luminot con la Y. Ad ogni modo quello che bisogna fare è prendere il treno Giocondo, l'espresso Giocondo. Come si fa? Bisogna aspettare, ma c'è un modo per velocizzare il processo. Si fa sali e scendi dalla stazione per vedere quando appare il treno Giocondo. Ogni volta che usciamo ed entriamo, cambierà il treno che arriverà alla stazione. Ci sono volute un po' di prove, ma credo che ci siamo oramai. Dovremmo esserci. Espresso Giocondo, eccolo. Per Fibiona. Fibiona, sì, è molto simile al nome inglese, Buckle Breaker. Grazie, mille grazie. Allora, in questo treno ci sono tantissime cose da fare. Cioè prendere alcuni strumenti e fare qualche sfida. E le sfide in questo treno, ragazzi, danno oltre 20.000 punti esperienza. Ovviamente, avendo gli yokai a livello 99, sono molto avvantaggiato. A dir la verità, gli yokai che ho in questa squadra sono per la lotta contro Kabukicho. Ho già iniziato a registrarla, ma ho preferito fermarmi un attimo e andare a prendere Luminot, perché davvero, ragazzi, Luminot è una grandissima mano contro i boss. Davvero, Kabukicho è un boss difficilissimo. Non credo sia al pari di Gattiva. E Gattiva, ragazzi, vabbè, l'ho spiegato perché ci ho perso tutte quelle volte. Ho spiegato che comunque sia, sono molto testardo e preferisco usare il team con cui finisco la storia per fare le boss fight. Ma alla fine ho visto che non poteva essere, ho detto vabbè, lasciamo perdere, facciamoci un team decente per sconfiggerla. E col team decente ci ho messo 4-5 prove delle 200 che ho fatto prima, perché perdevo in 30 secondi, perdevo praticamente. Quindi alla fine ci saranno volute un paio d'ore in totale tra tutte quante le lotte a registrare e a montare il video. È stata davvero una cosa molto molto semplice. Ad ogni modo, come vedete, Fixie ha schivato tutti quanti gli attacchi. Ma questo combattere contro Fixie, non so se si può combattere solo contro Fixie, perché ne ho visti tantissimi in questo espresso Giocondo. Appena vi sconfigge vediamo quanti punti danno. Più di 20.000 sicuro. Danno tantissimi punti esperienza. Vediamo. Oltre 29.895 punti. Se dovete allenare gli yokai e trovate questo treno, restateci più possibile e combattete contro tutti, parlate con tutti, combattete contro tutti. Sapevo che c'era anche un negozio dentro questo treno, ma non mi sembra. Dovrebbe essere uno yokai da solo, vicino a Fixie, ma non c'è. Quindi direi che possiamo scendere e andare a cercare di prendere Luminot. Luminot, non so di preciso il nome. Vediamo un po', qui c'è Traspec che ci porta a casa, quindi per il momento lascerei stare. Eccolo qua, bello, tutto dorato. Domani cercherò di prendere anche Kyubi Oscuro. Però se andiamo qui in fondo ci sta Fortunoco che ci dà una moneta fortunata. Moneta slot Kai fortunata. E si usa appunto con la slot Kai che abbiamo qui. Da qui può uscire di tutto. Penso che il massimo che possa uscire sia un rango A però. Oltre a oggetti molto di valore. Vediamo un po' che esce. Qualcosa di buono. Esce sempre qualcosa di potente, quindi sarà sempre d'oro. È uno yokai? Sì, è uno yokai. Avodus. Oh, Avodus. Penso sia Avodus, perché è avido. Quindi l'accento casca sulla Avodus. Avodus, ok. No, l'accento non c'è. Perché c'era l'accento era Avodus, quindi Avodus. Ah, tribù oscura mi sembra che fosse. Ok, a questo punto direi di andare a sfidare. Vediamo un po' bene il nome, perché non ne sono veramente tanto sicuro quale sia il nome alla fine.
Allora, gli yokai. Ah, sì, ok. Salviamo. Sono tutti quanti carichi. Quindi direi di affrontare subito. Com'è? Luminotto. Ah, Luminotto! Ah, ok. Pensavo Luminot. Ok, va bene. Sono pronto allora. Alimenta questa scintilla. Lascia brillare la giustizia. Vuoi splendere con me? Sì. Iniziamo, è ora di risplendere. Vai, ragazzi. Questa lotta sarà stupenda. Ovviamente può diventare amico al primo tentativo e c'è chi ci è riuscito. Io non penso che ci riuscirò mai. Allora, ovviamente ci vuole il tonno scelto per combattere Luminot. O meglio, Luminotto, scusatemi. Dovevo dirlo all'inizio video, ma penso che se state guardando il video non l'avete ancora affrontato. O se l'avete già affrontato, buon per voi. Se invece ancora non l'avete affrontato, andate a comprarvi o dei ricci di mare o del tonno scelto dalla vecchietta che li vende a San Fantastico. Oppure, se ce l'avete già, il Luminotto, buon per voi. Mi viene da chiamarlo il Luminotto. Vediamo un po' se ci riesco al primo tentativo. No, non ci sono riuscito. Allora, a questo punto che bisogna fare? Saltate il dialogo, start, schermo del titolo e si riprova. Riprovare, riprovare, riprovare. Eccolo qua, finalmente, dopo 5-6 tentativi ce l'ho fatta. Ci ho messo un quarto d'ora più o meno. Beh, è stato abbastanza veloce. Luminotto, risplendi, luce di giustizia! E vai. Luminotto, adesso andiamo anche a vedere i suoi dati a casa. Ah, per il primo soprano non mi voglio vedere. Brillant, Fulgor, Radios, Luminar, Radio, sì, perché radiologia, quindi radiante. Vabbè, ci siamo capiti, la battuta è venuta male, quindi lasciatemi stare, vado a piangere in un angolo ora. Oh, però domani reclutiamo anche Chiobiscuro, sì, ve l'ho già detto, perché sto ripetendo le cose. Per farvele capire bene? Penso di sì. Ad ogni modo, adesso andiamo a vedere anche le sue statistiche. Luminotto, bel nome. Grazie Traspec per il passaggio a casa. Ok, volevo dirvi che Luminotto è stato molto facile da reclutare, mentre Jibanyan S non ce la faccio. Ragazzi, ci ho perso le ore, mi sono rotto le scatole, quindi ho detto basta. Se ci riesco bene, se non ci riesco a... Morso dilaniante di Luminotto, alta tensione, lampo di drago, 24 colpi per 10, no, 24 danni per 10 colpi, luce di vita che me l'ha usata tantissime volte nella durante la lotta e avvolge un alleato con una luce benefica guarendo costantemente i suoi PS. È una bomba di incanto, può darla a un suo yokai amico, a se stesso, facendo la combo tra Luminotto e Senilfior può uscire fuori una roba, ragazzi, che non vi sto neanche qui a dire. Ad ogni modo, Kuge, questo era il video per come prendere Luminotto. E come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Twitter. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!